Ciao a tutti e benvenuti eh, alla seconda serata di Indiscenza 2021. Uh, indiscienza, per chi non lo sapesse, è un festival di divulgazione scientifica che è organizzato e tenuto interamente da ragazzi del Collegio Ghislieri di Pavia. Quest'anno Indiscienza va dal 12 al 17 aprile e il tema è la scienza nel cinema. Infatti il titolo è uh, «Ciac si gira, la scienza va in scena». Per gli interessati alle altre nostre attività di indiscienza, tra cui laboratori interattivi online, consiglio di visitare il sito ghislieri.it slash Prima di presentare il relatore di questa sera vorrei dire un dettaglio tecnico. Verso, alla fine della conferenza il relatore risponderà a delle domande che potete porre eh, liberamente nei commenti della diretta sia Facebook sia YouTube in base a dove ci seguite. Però siccome credo che ci sia un ritardo di qualche secondo, forse mezzo minuto, eh, ci seguite magari con un ritardo di... Potete porre direttamente le domande durante la conferenza, noi provvederemo a raccoglierle e le porrò al relatore eh, tutte quante insieme. Ora, è qui con noi stasera eh, Michele Bellone, eh, che è un giornalista scientifico, scrive per eh, riviste di importanza nazionale come ad esempio Le Scienze e uh, anche inoltre editor di Codice Edizioni. Inoltre a questo uh, insegna anche al Master in Comunicazione della Scienza, uh, al Sista di Trieste, e di questi argomenti parla anche nel suo canale YouTube Inegrige. Ora passerei la parola a, a Michele. Grazie Emilia Chiara, Buona, buonasera a tutti. Il, il 6 gennaio del 1896 alcuni spettatori di uno spettacolo strano, curioso, in, a Parigi furono spaventati da quello che videro perché quello che videro era per la prima volta non proprio la prima volta ma diciamo una delle primissime volte uno spettacolo cinematografico e in particolare l'arrivo di un treno alla stazione di La Chotà e si dice che alcune persone nel vedere il treno arrivare con questa prospettiva che si avvicinava allo schermo addirittura fuggirono dalla sala spaventate come se quel treno stesse veramente per irrompere in mezzo a loro. Ora in realtà non è ben chiaro se questo sia un po' una leggenda metropolitana o un po' un'esagerazione di quello che accadde veramente, però di sicuro eh, è suggestiva ed è credibile perché ci dà un'idea di quella che poi tuttora noi continuiamo a chiamare la magia del cinema, la capacità del cinema e, e anche poi della televisione, adesso delle, delle serie TV, di evocare sensazioni, eh, situazioni, contesti, tramite la forza delle immagini. Ed è un qualcosa che, che è rimasto, che è diventato anzi sempre più forte, soprattutto per quanto riguarda anche l'aspetto delle emozioni. Il, il cinema è molto potente per veicolare emozioni, per esempio la paura. E non a caso un genere che, eh, fra, fra i tanti generi che fanno leva sulla paura, ce n'è uno in particolare che è tornato un po' alla ribalta ultimamente, eh, non che la sua popolarità sia mai calata molto, ma se ne parla molto per ovvi motivi, e cioè il genere catastrofico. Genere catastrofico che si può eh, declinare in, in tantissimi modi diversi. La, la costante è il mettere di fronte gli spettatori a una, a una possibile fine dell'umanità de, dell o perlomeno della società come la intendiamo noi. E può appunto essere declinato in tanti modi. Quello, eh, quello del 1998 è stato poi un... Un, un confronto fra due film usciti lo stesso anno con lo stesso tema, ma con approcci abbastanza diversi. Deep Impact e Armageddon, al centro c'è sempre l'idea di un asteroide che sta per centrare la Terra e fare un disastro incalcolabile. Cambia l'approccio perché in un caso di Impact ci si concentra un po' di più su quello che succede fra la popolazione che eh, vive questa prospettiva di fine dell'esistenza che poi verrà in gran parte sventata. Dall'altra parte si vive più invece l'aspetto adrenalinico e epico del team di eroi che viene sparato sull'asteroide per farlo esplodere con tanto di sacrificio e eh, canzone che eh, diventa famosissima degli Aerosmith. Quindi, due modi diversi un, un, di, di, di rappresentare questo. trovarsi al limite della distruzione, ma ce ne sono altri ancora. Nel, nel 2013 abbiamo un film australiano, This Final Hours, 12 Ore alla fine mi pare che sia il titolo italiano, eh, e l'idea è di nuovo una. Un asteroide che ha centrato la Terra dalla parte, dagli antipodi dell'Australia, ha generato un'enorme onda d'urto di, di distruzione che si sta diffondendo su tutto il pianeta, e eh, il film segue le imprese di, un, di una persona con tutti i comprimari che lo seguono. In queste ultime 12 ore scandite da questo programma alla radio che ogni tanto annuncia l'Europa è stata devastata, l'ondata di fuoco è arrivata in Africa e pian piano si avvicina all'Australia e agli antipodi. Quindi un approccio molto diverso con l'umanità che si cerca di, di fare i conti con questa fine, c'è chi impazzisce, chi si dà la follia, chi si dà le feste più sfrenate, chi cerca di sistemare un qualcosa della propria vita. Ma perché questo aspetto emotivo, questo, questo, questo aspetto della distruzione, del fare i conti con la distruzione ci affascina tanto e, uh, nei film catastrofici, ma come anche nei film horror? Poi uh, in questo momento mi interessano più i catastrofici per un motivo particolare. Però ecco, il fatto di doversi confrontare con la paura, con l'ansia, che sono due uh, meccanismi cognitivi molto forti che ci hanno consentito di sopravvivere, che ce lo consentono ancora, eh, che sono legati alla nostra eh, capacità anche di pianificare un po' nel futuro e quindi di preoccuparci in maniera più o meno intensa per quello che potrebbe accadere, di immaginarci scenari ipotetici. Ecco, questa, il fatto di confrontarsi con questi stati d'animo, con queste emozioni, emozioni molto forti, in un ambiente protetto come può essere una sala cinematografica o il salotto di casa nostra. In una situazione del genere, ecco, questo è un, um, un aspetto che è quasi gratificante, è quasi un bisogno adattativo. Questa è, è, è l'ipotesi formulata da Mattias Klaasen, che è un professore di letteratura e media, che ha formulato questa ipotesi in Why Horror Seduce, un libro appunto, come si intuisce dal titolo, dedicato al, al cinema horror. Ma le cui conclusioni riguardo a paura e ansia, anche legate a diversi studi eh, cognitivi ed evolutivi, si possono estendere anche a un genere come quello del, del catastrofico. Genere anche col quale si è confrontata, anche se in, una, in un ambito più specifico, quello dei, dei, dei film di fantascienza degli anni 60-70, la filosofa Susan Sontag, in un saggio che è ancora attualissimo, nel quale parla proprio di, di estetica della distruzione. Estetica della distruzione che, eh, per come viene rappresentata questa fine del mondo, nel, nel caso dei film di cui parlava Sontag, era spesso a causa di alieni che vengono a distruggerlo, e, eh, però c'era un'idea un particolare, cioè che metterci di fronte a questi scenari da un lato rendono eh, un, un pericolo esotico, gli alieni che arrivano, distruggono tutto e poi lo stemperano con in genere un lieto fine, quindi gli alieni che vengono sconfitti. E dall'altra parte rende, normalizza un qualcosa che normalmente sarebbe psicologicamente insostenibile, cioè l'idea che la nostra società, così com'è, possa a un certo punto finire o comunque andare in fronte, di fronte a un, un collasso eh, particolarmente traumatico. E tutti questi elementi, secondo Sontag, servono per distrarci dalla paura e dalla banalità di quello che ci circonda. Ora però c'è una questione interessante, perché ho scelto di iniziare parlando di film catastrofici, perché noi, in un certo modo, una, una catastrofe, un'emergenza planetaria, la, stavi, la stiamo vivendo da più di un anno. Siamo immersi in una pandemia che eh, prima di colpirci così era stata al centro di diverse storie, di film che hanno immaginato virus di ogni tipo, eh, eh, che, che, che flagellavano l'umanità. E adesso la stiamo vivendo. C'è stato chi si è chiesto, ma forse è il momento che anche i film catastrofici vengano visti in un'ottica diversa? forse abbiamo bisogno di un nuovo genere, un nuovo approccio a questi film che sappiano raccontare un qualcosa di questo tipo. Chi lo sa? Quel che è certo è che già all'inizio, nelle prime fasi della pandemia, quindi un anno fa, benché si fosse circondati da questa realtà, c'è stato un incremento nella ricerca di film di questo genere nei servizi in streaming e Un film che ha fatto un balzo incredibile nelle classifiche di iTunes dal 270 posto al 7 è Contagion. Contagion è uno dei tanti film che parla di epidemie, ma con una differenza molto particolare. È un film del 2011, con un cast, come vedete, di altissimo livello, diretto da Steven Soderbergh, un film molto autoriale. Che quindi non punta su alcune emozioni facili, anche se di paura e di ansia in questo film nulla si diffonde come la paura, è il sottotitolo, ce n'è molta. Ma la particolarità di Contagion è che racconta un'epidemia in una maniera estremamente verosimile, estremamente curata, tant'è che ha avuto il, eh, Soderbergh e lo sceneggiatore hanno avuto la consulenza scientifica di alcuni esperti che gli hanno spiegato come funziona in effetti una pandemia, anche perché noi in realtà sappiamo da tempo che prima o poi una pandemia sarebbe arrivata proprio nella maniera in cui viene descritta anche da Contagion, quindi con un, 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 un molto probabile salto di specie, da una specie animale a una, uh, alla, specie anima alla specie umana. La cosa bella di Contagion appunto è che uh, diversamente da tante altre narrazioni, molto più incentrate sugli su, su, su archi narrativi di singoli personaggi che si confrontano e che maturano in un certo senso nel confrontarsi con, con il disastro, con l'Apocalisse, e, uh, usa un tipo di approccio diverso, una narrazione corale, dove non c'è il classico percorso del viaggio dell'eroe, eh, ci sono personaggi che compaiono e muoiono subito perché si prendono questa malattia, eh, altri che non fanno molto, di, nulla di particolare se non spostarsi da un posto all'altro e vivere l'angoscia di questa situazione. Ma attraverso questo racconto corale, visto da tanti punti di vista, alcuni anche espressamente negativi, si coglie meglio il panorama di quello che è questa, questa, questa rappresentazione, questa, questa grande catastrofe. E in più, Contagion eh, sceglie di non scappare dalla complessità del tema, dalla complessità scientifica del tema, cioè, sceglie di raccontarlo. E questa può essere una prospettiva interessante, di, eh, quindi non usare la scienza come si fa spesso e volentieri, e lo vedremo anche nei prossimi esempi, come un, un insieme di paroloni che servono per giustificare qualcosa, eh, anche nei film catastrofici quando interviene lo scienziato, dà tutte le sue spiegazioni e poi in genere si risolve tutto a roba che esplode più o meno fragorosamente, ma eh, invece di rifugirla... Ecco, si può provare a utilizzarla per generare un nuovo tipo di racconto, neanche nuovissimo, ma che, come abbiamo visto, è stato anche molto apprezzato. Il fatto che durante una pandemia un sacco di gente vada a vedere un film estremamente realistico sulla pandemia ci può dare del, uh, degli spunti di riflessione. Però, spostandoci magari su un versante un po'... Po' meno realistico, parlando di pandemia, ci sono tanti modi di rappresentarle, e uno dei modi più gettonati è un, un genere qui ci spostiamo verso l'horror, che eh, è sempre stato e continua a essere estremamente prolifico, e cioè il genere degli zombie. Declinati un po' in tutte le maniere, da, da, da quella classica dei film di Romero fin, fino alle versioni anche più. Eh, come dire metanarrative piuttosto che eh, comiche, ironiche. Anche qui gli zombie un pochino si sono evoluti dal classico morto vivente che cammina, fa versi e perde pezzi, eh, a quelli che corrono di 28 giorni dopo, insomma, a quelli che possono anche avere delle vite sentimentali, un po' di tutto ci si è inventati. Ma una costante di molti film di zombie è appunto il fatto che questa loro presenza è come un'epidemia. Perché gli zombie, se ci pensate, al loro modo sono infettive. Chi viene morso dagli zombie si trasforma in un altro zombie. O comunque chi muore durante un'apocalisse, zombie poi torna come zombie. Quindi c'è un elemento di trasmissione e di diffusione. In molti casi poi capita anche che ciò che causa... L'apocalisse zombie sia proprio un, un agente infettivo, un virus eh, che si diffonde, che agisce a livello cerebrale. Ci sono degli esempi, delle storie molto particolari eh, riguardo a parassiti che sono in grado di eh, prendere il controllo di insetti, per esempio una formica. E zombificarla, come si suol dire, quindi costringerla a, a fare determinate cose che vanno a vantaggio del parassita. Poi la, 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 la formica o l'insetto muore, il parassita si riproduce e poi va a infettarne altri. Quindi questo tema dell'epidemia c'è, c'è e torna molto in molte storie. Tant'è che poi immancabilmente non, non potevamo non aspettarcelo, ma eh, è arrivato anche il, uh, il film di serie o forse dovrei dire di serie Z corona zombies dove eh, si gioca anche eh, qui siamo proprio al limite fra l'horror e il comico in quello strano terreno eh, condiviso che a volte può già esserci fra questi due generi quindi era immancabile che il genere degli, degli zombie arrivasse anche a parlare di coronavirus ma ci sono altri esempi eh, interessanti uno è eh, World War Z World War Z, molti conosceranno il film, forse qualcuno di meno conoscerà il libro, che è quello che ha ispirato il film, e, eh, che narrano lo stesso tipo di storia. Quindi, di nuovo, un'apocalisse uh, un zombie che poi viene fronteggiata. È interessante come venga narrata in due modi molto diversi. Nel film c'è un protagonista, Brad Pitt, che... Uh, si impegna per cercare di trovare una soluzione, una cura a questa epidemia. Il, il libro è molto più interessante, non, non, non posso neanche definirlo un romanzo, pur essendo un'opera assolutamente di fiction, ovviamente, ma è eh, l'idea nella finzione, l'idea narrativa, la cornice narrativa è che appunto c'è un'epidemia zombie. Il libro è diviso in tre parti: prima, durante e dopo. Ed è composto da una serie di interviste che vengono fatte a diverse persone, quindi non c'è un protagonista, è di nuovo un racconto corale. Diverse persone a partire dal medico che eh, racconta il primo incontro con una persona che si è zombificata. Fino ad arrivare poi a persone comuni che sono sfuggite o che si sono nascoste lungo in una città dove imperversavano gli zombie, ai militari che hanno fronteggiato un'ondata di zombie in arrivo, descrivendo tutte le difficoltà eh, tattiche nel fronteggiare un esercito che non è, è immune alla paura e che... Eh, è quasi immune anche alle perdite, perché anzi si ricarica con le perdite degli altri, subite dagli altri. Quindi c'è tutto un, un, un racconto, fino ad arrivare poi alla fine dell'epidemia, che ess essendo narrato da più punti di vista ci dà una panoramica molto più alta, molto, molto più eh, ampia, scusate, molto più anche ricca di complessità. Ora, è chiaro che eh, qui c'è anche un problema di, eh, di strumenti, di, di, eh, di medium in cui viene trasmessa una determinata storia, perché un film di due ore non ha lo spazio per raccontare qualcosa come può fare un libro di 300 pagine. Quindi bisogna anche un po' tenere, questo, tenere conto di questo. Ma la cosa interessante gli zombie e che per quanto estrema possa sembrare la loro metafora di un'epidemia un c'è stato chi ha pensato di usarla molto seriamente dal punto di vista scientifico questa è la pagina del, dei Centers for Disease Control and Prevention il CDC di Atlanta il principale ente eh, statunitense dedito al, eh, al contrasto delle malattie eh, infettive e uh, questa pagina è proprio dedicata, come vedete, non è uno scherzo, alla zombie preparedness, quindi a, a, alla capacità di essere pronti a un apocalisse zombie. È stata lanciata nel 2011 con una grande attività di comunicazione sui social, con anche un, un fumetto dedicato al zombie graphic novel. E il concetto qual è? Se siete pronti a un apocalisse zombie siete pronti a tutto. Preparedness, essere pronti. Questo utilizzo di una, un, un archetipo ormai così diffuso a livello cinematografico e non solo, è diventato un efficacissimo strumento di comunicazione, di comunicazione del rischio. Qui non si parla in realtà solo di eh, pandemie, ma in generale di eh, essere pronti a un una catastrofe quindi come reagire come, uh, come interfacciarsi con, con le autorità, tutta proprio una serie di guide su come comportarsi per non parlare poi di uh, addirittura scienziati che hanno usato gli zombie per testare dei modelli matematici di diffusione delle epidemie, quindi ce n'è un po' di tutti i tipi e quindi, per quanto io, per esempio, non sia un grande fan degli zombie, che trovo un po' ripetitivi, però bisogna ammettere che anche in uno zombie ci può essere tantissima scienza, molta più di quanto si pensi, e nascosta nei luoghi più imprevedibili. Però ecco, sempre restando in tema un po' di fine del mondo e di eventi che possono scatenare Apocalissi, non ci sono solo gli zombie, non ci sono solo gli alieni o i disastri naturali, ci sono anche i draghi. Almeno questo è il presupposto di un film del 2002, Il Regno del Fuoco, con Christian Bale e Matthew McConaughey, che parte proprio da uh, questa idea, cioè che uh, i draghi si sono risvegliati, in particolare una madre di draghi che poi ha generato tutta una, una foltissima progenie. E eh, hanno ovviamente, essendo enormi bestie sputafuoco, hanno preso il controllo del mondo. E quindi il film è ambientato diversi anni dopo l'emersione la... di questi draghi e eh, racconta le gesta di, di comunità di sopravvissuti che cercano di, eh, sia di sopravvivere, ma anche di eh, creare uno spazio. Vitale per la specie umana ormai uh, a rischio di estinzione. Quindi un classico post-apocalittico. Ma perché è interessante parlarne? Intanto perché è sempre bello parlare di draghi, mi sembra un ottimo motivo per, uh, per tirare di mezzo, ma anche perché Il Regno del Fuoco ha segnato un punto di svolta molto interessante per quanto riguarda la rappresentazione dei draghi al cinema e nelle serie tv perché è probabilmente grazie a questo film che è cambiato il modo in cui gli effetti speciali vengono utilizzati per ricreare i draghi. Perché? Perché i draghi del Regno del Fuoco sono estremamente verosimili, anche da un punto di vista scientifico. Ora, posto che una creatura come un drago non è mai esistita e non potrebbe esistere, per quanto ne sappiamo, banalmente con le leggi naturali e fisiche che ci sono nel nostro mondo, una creatura di quelle dimensioni non potrebbe alzarsi in volo. E poi appunto anche sulla questione dello sputare fuoco ci potrebbero essere delle difficoltà, però qui c'è un aspetto interessante. Se guardate bene l'immagine che sto mostrando, guardate il getto infuocato che esce dalla bocca di questo drago, vedete che non esce proprio dalla bocca, dalla gola. Ci sono due piccoli eh, getti che partono si uniscono e generano il soffio infuocato. Quest'idea particolare la si ritrova poi in molti altri draghi cinematografici. Qui a sinistra abbiamo di nuovo il drago del Regno del Fuoco, in mezzo abbiamo uno dei draghi di Harry Potter e si vedono questi due getti che non sono fiamme, sono gas. E qui abbiamo un particolare delle fauci del, uh, di uno dei draghi di, de, del trono di spade. E si vedono bene, le posso anche indicare, uh, non so se si vede, però uh, qui vicino uh, alla lingua, ai lati della, della bocca, queste due uh, aperture che servono proprio per far uscire i gas che si mescolano al di fuori della bocca del drago generando la fiammata. Questa idea è un'idea molto interessante che rende un po' più verosimili queste creature, perché uno si potrebbe chiedere, ok, ma tutto quel fuoco che gli esce dalla gola, ma non si fanno male? Di che cosa è fatta la gola di un drago? Invece qui li rende un po' più interessanti, questo perché, ma già da tempo, già da prima che emergessero queste rappresentazioni, c'erano scrittori che volevano provare a rendere i loro draghi un po' più verosimili e allora... Si chiedevano che tipo di gas potessero avere eh, nello stomaco o in altri organi, eh, anche in speciali sacche apposite che potrebbero anche tornare utili per il volo, se i gas contenuti sono più leggeri dell'aria. E quindi diversi scienziati si sono immaginati che tipi di gas ci potessero essere. L'idea è stata pensare che i gas potrebbero essere due: gas che poi si miscelano. Si incontrano fuori dalla bocca del drago e uh, in presenza di qualcosa che può dargli l'innesco, che può anche essere l'ossigeno o comunque una, diversa, una, una variazione di pressione fra l'esterno e l'interno del corpo del drago che fa da innesco e accende la fiammata. Questa cosa è, eh, al di là di, è, è, è affascinante dirla così, ma è scientificamente verosimile. Allora, su un drago mh, parliamone, però c'è proprio il problema in generale della verosimiglianza del drago, però c'è una creatura che fa un qualcosa di simile. Ok, non è proprio simile a un drago, d'accordo, ve lo concedo, però questa creatura, che si chiama Coleottero Bombardiere, fa un qualcosa di molto interessante. All'interno del suo corpo ci sono due sacche ventrali che contengono due sostanze, idrochinone e perossido di idrogeno, che quando, eh, quando l'insetto è minacciato, queste due sacche si contraggono, spingono le, le, le due sostanze in una sacca comune dove si mescolano e dove sono presenti anche una serie di enzimi che innescano una rapidissima reazione chimica che porta a un aumento. Rapidissimo della pressione e della temperatura. A quel punto l'insetto cosa fa? Tramite un, un, uno sfintere, eh, tramite un, un, una valvola che ha a livello dell'ano, quindi dal sedere, spara questo getto di eh, liquido che non è una fiammata, ma è estremamente urticante. Alcune specie di questo coleotro bombardiere riescono addirittura a prendere la mira. Che non è facile, intendiamoci. E con questo oggetto riescono a intimidire avversari o predatori molto più grandi di loro, molto più pericolosi di loro. Su internet si trovano video in cui è stato ten... sono stati fatti esperimenti con una tarantola che è grossa cinque volte un coliotto bombardiere, che gli si avvicina coliotro bombardiere le spara in faccia. E la tarantola decide che mangerà qualcos'altro per cena, o un rospo, che ne mangia uno. E poi a un certo punto lo vomita fuori perché questo gli ha sparato del liquido a 100 e più gradi all'interno della pancia. Ecco quindi c'è una connessione perché probabilmente c'è stata un po' questa idea delle due sostanze che si mescolano come eh, spunto eh, per rendere i draghi più, eh, più credibili scientificamente. E uno dice: Vabbè, ma sono draghi, che importa? Il fatto che però, sì, sono draghi, però soprattutto in certe storie che, sono, che hanno una loro componente di verosimiglianza, pensiamo anche al trono di spada, il trono di spada è comunque tutta una storia basata su, uh, ispirata da delle lotte dinastiche storicamente avvenute fra la casa degli York e dei Lancaster, la guerra delle due rose, gioca molto su un, un, un certo livello di verosimiglianza. Del, di quello che sta accadendo e quindi anche i draghi che peraltro sono fatti in quella maniera proprio perché lo stesso autore ha detto io li voglio fare così i draghi del trono di spade hanno quattro arti due zampe e, e le due ali diversamente da molti draghi classici che ne hanno che ne hanno sei e, e Martin ha detto no non esistono eh, rettili uccelli o mammiferi o anfibi che abbiano che, che abbiano più di quattro arti, io voglio che i miei, i miei draghi siano scientificamente verosimili e gli stessi esperti di effetti speciali nel rappresentarli questi draghi, nel costruirli, hanno eh, preso come modello degli animali esistenti e quindi studiando la biologia, la fisiologia, il movimento, eh, il modo in cui volano, hanno costruito questi animali proprio basandosi su questo. E questo ce li rende, da un lato. Incredibili, ma dall'altro continuano a essere creature immaginifiche. E questo gioco di avvicinamento per la verosimiglianza e di allontanamento per la mostruosità diventa molto efficace nel farci eh, emozionare quando li vediamo. Probabilmente adesso, se vedessimo un, un drago poco verosimile, ci coinvolgerebbe di meno di uno di questi draghi. Ecco quindi in, in, in alcuni dei modi in cui la scienza può entrare nelle storie cinematografiche e non solo, eh, potenziandole, eh, arricchendole. E in alcuni casi poi ci finisce perché eh, quasi sembra che non se ne possa fare a meno. Per esempio, quando ci sono le storie di supereroi che ormai sono diventate così eh, diffuse e di grande successo, non solo nei fumetti ma anche appunto sul grande schermo o nelle serie tv, ecco che allora ci troviamo a notare una cosa particolare, che nelle storie di supereroi ci sono un sacco di super scienziati come Tony Stark e Bruce Banner, che quando si mettono loro due in certe scene dei film sugli Avengers a parlare, poi vedi gli altri protagonisti, gli altri supereroi che li guardano e non capiscono un tubo di quello che si stanno dicendo, perché cominciano a usare dei paroloni, spesso un po' come dire con una certa allegria e eh, non certo in maniera forse molto scientifica, ma cominciano a usare grandi paroloni e si capiscono fra di loro. Ora, questa cosa non nasce soltanto al cinema, perché già nei fumetti, i fumetti dei, dei, dei supereroi sono pieni, sia quelli della Marvel che quelli della DC, sono pieni di scienziati che non sono normali scienziati, sono dei maledettissimi geni. Geni tali che eh, non si limitano al loro campo di competenze. Per dire, Bruce Banner è un fisico. Tony Stark è un ingegnere con grandi è un, è un inventore con grandi competenze in ingegneria, chimica, fisica. Però, ecco, loro potrebbero parlare di qualsiasi cosa che ha a che fare con la scienza. Potrebbero parlare di teoria dell'evoluzione, di fisica quantistica, di, uh, di termodinamica, di, uh, di, di sistemi ecologici, di, di geologia. Capiscono, sanno tutto con diverse sfumature, ma sono veramente dei super geni quasi onniscienti. E tutto questo si riversa anche in una tecnologia estremamente avanzata, cioè Tony Stark ha una tecnologia incredibile a sua disposizione. Un altro grande esempio, forse uno dei più grandi scienziati del mondo della Marvel, Henry Richards, ho mostrato l'immagine del fumetto perché i film dedicati a Richards, che è uno dei Fantastici Quattro, ecco, non sono esattamente come dire, eccezionali. Però lui è uno degli scienziati, forse quello più in gamba, dove più in gamba vuol dire anche più eh, lontano da quella che è la realtà di uno scienziato. Reed Richards sa veramente quasi tutto. Abbiamo parlato di scienziati, ma ci sono anche molte scienziate. Ed è interessante notare come stiano emergendo, eh, soprattutto adesso. Un esempio molto particolare, molto interessante è eh, Shuri. Sorellastra di Cialla, eh, noto anche come Black Panther, Pantera Nera. Sorellastra che ha avuto un percorso molto interessante fra, eh, nel passaggio dai fumetti al cinema, perché nei fumetti non è una scienziata. È molto abile, è un abile combattente, e, eh, addirittura in certe storie eh, diventa lei stessa Pantera Nera quando il fratello, diciamo, non c'è. E, uh, quindi ha un aspetto, una caratterizzazione più marziale. Mentre nel fi nei film, ora, qui la vediamo in una posa molto marziale, mentre sta usando delle armi di sua invenzione. Ecco, questo è interessante perché Shuri è una delle menti più brillanti che ci sono, che ci sono al mondo non soltanto nel suo paese, Wakanda, di cui parleremo uh, fra poco e di cui è praticamente una delle principali responsabili del, 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 della grande, uh, del grande livello di progresso scientifico e tecnologico di questo, di questo paese. Uh, Un'altra figura di scienziata femminile molto interessante... È Non Natalie Portman, ma purtroppo non ci sono ancora delle immagini di lei nel nuovo film di, che, che uscirà, penso l'anno prossimo, di, eh, nel quarto film di Thor, Love and Thunder, dove si rivelerà, eh, questo non è uno spoiler perché è stato detto in lungo e in largo e si intuisce anche un po' da questa immagine, dove lei diventerà la nuova Thor. Quindi, la nuova dea del tuono. Questo poi è un, un aspetto più complicato di tutto l'universo Marvel, ma a noi non interessa tanto questo aspetto. Jane Foster, eh, anche nei fumetti, a un certo punto raggiunge questo, uh, questo traguardo. Eh, è, è la donna umana di cui si innamora Thor, il, il dio del tuono, eh, proveniente da Asgard. E, uh, la cosa particolare è che, nei fumetti, è un'infermiera, poi a un certo punto diventa anche medica, se non ricordo male. Nel film, nei film di Thor, è stata eh, cambiata in astrofisica. Questo perché ciò le consentiva anche di interagire con tutto un aspetto legato appunto al viaggio interdimensionale di Thor da Asgard al, ehm, alla Terra, cioè Midgard, come eh, gli asgardiani chiamano la Terra. Perché tutto ciò avviene attraverso il bifrost che eh, viene rappresentato come un ponte, ma in, uh, in realtà è quello che uh, noi chiamiamo un uh, wormhole, quindi una deformazione dello spazio-tempo che consente di fare dei viaggi su distanze particolari. E, e quindi il fatto di promuovere uh, Jane Foster al ruolo di astrofisica aveva senso anche perché... Tra l'altro, non un'astrofisica qualunque, anche qui si va sempre per esagerazioni. È una delle più importanti, più rinomate astrofisiche del pianeta Terra. Addirittura, se non ricordo male, è stata anche candidata per il Nobel, eh, penso in seguito ad alcuni degli eventi di, eh, narrati nei film di Thor. Quindi, appunto, di nuovo ci sono i super scienziati. E. Eh, però un aspetto interessante eh, legato a lei e legato soprattutto eh, al martello che impugna in questa immagine. Questa è un'immagine promozionale, è il martello di cartapesta, quindi è facile. Ma chi conosce la mitologia del mondo Marvel sa che in realtà il martello di Thor è qualcosa di un po' particolare, perché in teoria lo può sollevare solo chi è degno che in genere corrisponde soltanto a Thor anche se ci sono delle interessanti eccezioni ma qui di nuovo eh, veramente la scienza a volte può entrare dai, 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 intrufolarsi in un discorso dai punti più disparati uno si distrae un attimo e tac arriva la scienza anche sul martello di Thor, perché? perché c'è stato un professore di fisica James Cacaglios che ha scritto un libro sulla fisica dei supereroi e, uh, il quale si è particolarmente interessato al problema del martello di Thor cioè il martello di Thor se io metto il martello di Thor sul mio tavolino no, mettiamo che il martello di Thor sia già sul mio tavolino perché io non lo potrei so spostare Thor l'ha lasciato sul mio, sul mio tavolino io voglio spostarlo perché mi è un po' di ingombro, lo afferro non sono degno di impugnarlo e il martello non si muove cioè io riesco a impugnarlo ma non si muove minimamente come se fosse pesantissimo Posso fare tutti gli sforzi che voglio, chiamare amici, chiamare una gru, una, una carrucola per farlo spostare, non, non sarà possibile. Cacaglioso si è chiesto come, cosa succede, perché ci sono due aspetti. Uno riguarda il modo in cui il martello riconosce che un individuo è più o meno degno. E questo Cacaglios è un fisico, quindi lui si concentra più su come fa a diventare così pesante, eh, sulla parte diciamo biologica, sorvola un po'. E, eh, però dice ci sono evidentemente dei biosensori sul martello che consentono di eh, analizzare il, la, le caratteristiche biofisio-psicologiche di, di chi lo sta impugnando e capire se è degno o no. De, seguito a determinati parametri. Nel momento in cui i biosensori registrano che una persona non degna sta sollevando il martello, cosa succede? Che a questo punto si attiva il metallo di cui è fatto il martello. Metallo che proviene dal nucleo di una stella in neutroni, che è stato lavorato nelle fucine dei nani, estremamente particolari nelle fucine di Asgard, e eh, si chiama Uru, e secondo Cacaglios ha una proprietà molto particolare, cioè è in grado di emettere gravitoni. I gravitoni sono delle particelle che non esistono, o meglio, non si sa ancora se esistono. Sono state teorizzate dai fisici teorici per provare a spiegare alcuni fenomeni, ma la loro esistenza non è ancora stata dimostrata. Questo è un processo abbastanza normale nella, nella fisica, nella fisica delle particelle. Pensate quanto tempo è passato da quando X ha ipotizzato l'esistenza del bosone di X a quando poi è stato effettivamente individuato eh, e la sua, la sua esistenza è stata confermata da un esperimento. Quindi dovremo aspettare ancora un po' per sapere se effettivamente i gravitoni esistono. La cosa particolare è che. Nel momento in cui l'uru con cui è fatto il martello comincia a emettere gravitoni, altera la gravità a livello estremamente locale. E quindi cosa succede? Che il martello, la gravità che agisce in maniera specifica sul martello, cambia e diventa abbastanza forte da opporsi alla forza di chi sta cercando di sollevarlo. Quel tanto che basta, non di più non di meno. Non è che diventa improvvisamente pesantissimo, perché sennò sprofonderebbe nel terreno. Diventa pesante quel tanto che basta per compensare la presa. Appena io, o chiunque altro indegno, prova a sollevarlo, lascia la presa sul, sull'impugnatura del martello l'emissione di gravitoni cessa e la gravità che attira il martello verso il centro della Terra smette di, di tirarlo, quindi smette di pesare più di quel che dovrebbe. Magia o scienza? Per molto tempo è stata magia, il martello di Torno si poteva sollevare perché, perché è magia. Ma questa ipotesi del, del, della, della spiegazione dei gravitoni, delle particelle di gravitoni, è piaciuta così tanto eh, anche agli autori Marvel da essere stata introdotta nei fumetti. Questa è un'immagine presa da un numero dell'incredibile Hulk, in cui Bruce Banner, che è lo scienziato che quando si arrabbia diventa Hulk, dice, citando proprio Cacaglios, il fisico James Cacaglios ha, ha formulato la, 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 mia, la, la teoria scientifica sul martello di Thor che io preferisco, cioè che il metallo Uru è in grado di emettere gravitoni. E questo lo rende impossibile da, uh, da sollevare. E, uh, e, e questo, guardate come poi si, si genera un, un circuito di, in cui la scienza prova a raccontare un qualcosa di, di fantastico, poi dopo viene inglobata all'interno dello stesso mondo del, de, dei fumetti, in questo caso. Ma di nuovo scienza o magia, dicevo prima, scienza o magia è, questo è un tema interessante perché si collega al modo in cui Asgard, cioè la dimora degli dei nordici, è rappresentata nei fumetti e al cinema. Perché nei fumetti, soprattutto all'inizio, Asgard era proprio un luogo eh, fantasy, dove per fantasy diciamo lo stereotipo fantasy, quindi quel medioevo standardizzato storicamente abbastanza assurdo, ma eh, quindi con castelli, guglie e, e tutto un certo tipo di atmosfera che nel corso de de degli anni, dei decenni di pubblicazione dei fumetti su Thor un pochino è cambiata, ha inglobato degli elementi tecnologici, ma eh, il salto interessante è quello che si ha nel momento in cui Asgard passa dal, dal fumetto al cinema Asgard diventa una città pienamente fantascientifica ci sono le navi volanti ci sono i cannoni eh, c'è un ponte che prima era un ponte magico il Bifrost e adesso è un Wormhole quindi c'è tutta una ricerca di una non certo di una verosimiglianza scientifica perché qui stiamo veramente parlando di siamo oltre la fantascienza però di, una, di un aspetto, di, 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 di una, almeno di, di un ammantarsi di credibilità scientifica, almeno da questo punto di vista. Eh, Tant'è che lo stesso Thor, nei film, parlando con Jane Foster, le dice: Io vengo da un mondo dove scienza e magia sono la stessa cosa. Qualcuno ha provato a fare il confronto con un altro luogo estremamente tecnologico del, del mondo, dell'universo Marvel. Questa è Wakanda, una la, la, questa è la capitale del, dello Stato africano di Wakanda, dove vive Black Panther e, e che come vedete è estremamente eh, avanzato dal punto di vista tecnologico, con un misto anche molto interessante di tecnologia e eh, tradizioni culturali. Legate al, appunto al folklore africano e, e uh, Wakanda, il cui progresso è uh, strettamente legato anche al genio di Shuri, di cui abbiamo uh, parlato prima, e, uh, è, è appunto estremamente avanzata. C'è chi si chiede chi sia più avanzato, se Asgard o Wakanda addirittura. Ma la cosa interessante è non è tanto questa, è che se uno guarda i film non nota delle vere differenze fra i due luoghi. Certo, in uno uh, c'è un tizio con un'armatura um, un po' particolare, una benda sull'occhio che dice di essere Odino, il padre degli dèi. Nell'altra non c'è nessuno che dice di essere un dio, però ci sono eh, figure come eh, Black Panther, con una sua tuta di vibranio particolarmente resistente, che riesce a fare delle cose veramente incredibili, che in certi momenti possono sembrare non tanto diverse da quelle che può fare Thor. Allora la differenza dove sta? Questo è un punto interessante, la differenza sul come la, la, la scienza e la tecnologia soprattutto vengono rappresentate, perché spesso vengono rappresentate come un qualcosa di magico. E per approfondire quest'ultimo aspetto, quest'ultima parte eh, di, eh, di, di questa mia chiacchierata su scienza e cinema, ci dobbiamo spostare nello spazio profondo. Nello spazio profondo dove sono ambientate, nel, eh, eh, nelle galassie lontane e lontane, dove sono ambientate tante di quelle storie di avventure dove ci si sposta da un pianeta all'altro, eh, in luoghi tutti diversi, popolati da specie aliene tutte diverse. Ecco, questo tipo di storie, per funzionare da sempre, da quando eh, esistono, queste, il genere si chiama space opera. Fin da quando eh, esisteva anche in forma di, di racconti e di romanzi, c'era un problema che gli, gli autori e le autrici si dovevano porre. E cioè, come faccio a far viaggiare questa gente da un punto all'altro dell'universo? Devo trovare un modo di farli viaggiare molto velocemente. Però c'è il problema della velocità della luce, che ok, sì, però è fantascienza, ok, è fantascienza, però un pochino di scienza c'è c'era sempre un po' un problema, ci si poneva sempre un problema nel far viaggiare la gente più velocemente della luce. E allora ci si è inventati bo, questa, figu, questa, questa, questa creazione dell'iperspazio che assume di volta in volta eh, forme diverse, in alcuni casi più scientifica, richiamando anche i wormhole o cose di questo tipo. In altri casi un po' meno, dimensioni parallele nelle quali si può viaggiare, eccetera, eccetera. O, in o più in generale l'iperspazio diventa proprio questo, cioè il fatto che a un certo punto un un una nave, un'astronave, si sposta a velocità incredibili e riesce ad andare da, punti da un punto all'altro molto lontano dell'universo. Ora, vediamo come questo tema è stato affrontato da dalle due più grandi saghe eh, fantascientifiche cinematografiche. E televisive. La prima è Guerre Stellari. Ora, Guerre Stellari di sicuro non fa della, de, de, della scientificità il suo punto forte. A Lucas e a tutti quelli che l'hanno seguito non gliene mai fregato un granché. E ci sta. Racconta una storia epica, quasi magica: la forza è una forma di magia. E quindi anche le tecnologie che compaiono sono abbastanza secondarie. Quando uh, Han solo su Millennium Falcon deve entrare nell'iperspazio. Tira una leva, si vede questo effetto grafico e la nave parte. Finita così. Va bene, questo è più che sufficiente. Diverso è l'approccio in Star Trek. In Star Trek gli, uh, gli, uh, gli scengiatori si sono inventati il motore a curvatura. Che è un tentativo. Uh, che, che non è fattibile veramente perché è stato calcolato che per poter far funzionare il, mot il motore a curvatura ci vorrebbe una quantità di energia indisponibile eh, e per farlo funzionare per pochi istanti, però l'idea è proprio quella di aggirare il limite della velocità della luce con l'idea del motore a curvatura, con l'idea di una sorta di campo che circonda la... Uh, L'astronave eh, all'interno della quale l'astronave si sposta, che deforma lo spazio-tempo senza però superare la velocità della luce. Ma il risultato finale è che sembra che l'abbia superata, ma non l'ha fatto. Quindi c'è tutto un ingegnarsi eh, eh, nell'inventare delle soluzioni che non vadano contro una eh, o che cercano perlomeno di stare entro certi limiti della vera somiglianza scientifica. E questo è un po' un esempio molto citato quando si vuole fare il confronto fra la scientificità di Star Trek e la totale non scientificità di guerre stellari. Tant'è che qualcuno addirittura dice che guerre stellari non è fantascienza. Io non sono d'accordo con questa definizione, anche perché mol in molta fantascienza ci sono casi di scienza e tecnologia che vengono trattati come magia, esattamente come farebbe guerre stellari. E uno di questi esempi è proprio il teletrasporto di Star Trek. Che è gestito come un qualcosa di veramente stregonesco. Assolutamente. C'è il fatto di poter teletrasportare in maniera così perfetta esseri viventi che mantengono al mille per mille la loro integrità a livello atomico e subatomico nel momento in cui vengono spostati da un'astronave su un pianeta in maniera particolarmente disinvolta. Ecco questo: siamo veramente nell'ambito della magia. Così come anche certe trovate su, sui poteri psichici o, o, o tanti altri elementi della fantascienza, che vengono, li vediamo come più credibili perché intorno c'è un'astronave, perché ci sono alcune persone che parlano in scientifichese, che spingono leve, eh, pigiano bottoni e, e, e citano qualche formula qualche teorema con un nome complicato, magari tedesco, eh, di, di, di scienziato, allora tutto questo ammanta certe soluzioni di grande scientificità. Ora non voglio dire che tutta la fantascienza scienza è così, però dico che in tanti casi a volte questo eh, sicuramente, sicuramente su succede. E, eh, e, e tutto questo concetto si risume benissimo in una frase, una, una delle leggi. Di, eh, formulate da Arthur Clarke, scrittore di fantascienza, inventore, futurologo, autore del, del libro da cui è stato tratto 2001 di Se nello spazio, a, alla cui sceneggiatura ha lavorato, una un, un grandissima figura nel campo de, della fantascienza e della scienza, che disse ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia. Ed ecco quindi su cosa si gioca un po' l'idea che sta alla base della Asgard di Thor, con questo aspetto fantascientifico, nel quale però vivono gli dei dell'Olimpo Norreno, e, uh, del Panteon Norreno, o, o, o anche tanti altri esempi che abbiamo visto. Se una tecnologia è portata all'estremo ed è molto distante da noi temporalmente e cognitivamente, noi la percepiamo come magia così come un monaco manuense del 1200 di fronte a un cellulare avrebbe detto, questa è stregoneria. Quindi tutto dipende da come interpretiamo una eh, un determinato aspetto scientifico o tecnologico, da come lo raccontiamo. Questo perché il racconto è uno degli strumenti più potenti di cui disponiamo. Il racconto è profondamente codificato nella, nel, nel, nel nostro cervello, è una conseguenza di come il cervello si è evoluto. Noi viviamo immersi nelle storie, se ci fate caso le usiamo di continuo, è un modo che abbiamo di trasmetterci informazioni, sono una fonte di intrattenimento quando guardiamo film che ci interessano, ma anche di, 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 di riflessione, eh, di critica, di scambio di informazioni. Usiamo le storie per scambiarci informazioni, le usiamo per esplorare emozioni, per confrontarci con emozioni spaventose in un ambiente protetto, come abbiamo visto all'inizio parlando dei film catastrofici o dei film horror sono anche fondamentali nel costruire e rafforzare le nostre identità, sia quelle indivi individuali che quelle dei gruppi ai quali apparteniamo, gruppi sociali, luoghi di appartenenza, eh, passioni condivise, partiti politici, hanno tutte delle narrazioni nelle, nelle quali noi siamo inseriti. E quindi anche il modo di raccontare la scienza rientra in tutto questo. La scienza stessa, se vogliamo, può essere una grande narrazione, una narrazione basata su fatti, su eh, esperimenti, osservazioni, misure, ma è un, comunque un tentativo di spiegare una serie di fenomeni, di metterli all'interno di una cornice sensata e la storia è, una una storia è una cornice in cui tutti gli elementi sono legati da un rapporto di causa ed effetto. La scienza non esiste in astratto. Si potrebbe ridurre l'universo in polvere senza trovare una minima traccia di scienza. La scienza è una struttura creata e mantenuta dalle persone. E le persone scelgono cosa per loro è interessante e significativo e spesso lo pensano in modo narrativo questa non è una frase mia è una frase di terry Pratchett, un grandissimo scrittore di fantasy io stewart e uh... <coughs> non mi ricordo più il nome del, del biologo, eh, scusatemi, però appunto, e, e Jack Cohen, ecco scusate, eh, Pratchett Stewart e Cohen, eh, scrittore, matematico e biologo, che, perché hanno collaborato insieme? Perché Terry Pratchett è l'inventore, è stato l'inventore di, di un grande mondo narrativo che si chiama il mondo disco, un fantasy umoristico che gioca, ironizza con eh, Gli stereotipi del genere e che anche ha anche avuto un salto in avanti una certa fortuna, eh, un, 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 una limitata fortuna in ambito cinematografico. E, eh, e, e loro, lui insieme a Stewart e Cohen, ha scritto dei libri divulgativi in ambito scientifico che parlano proprio di questo aspetto delle storie perché. Eh, se, se pensate a, a Roy Batti, l'androide di, uh, di Blade Runner, che nel finale fa quel suo famoso monologo, prima di spegnersi la sua, una vita artificiale, e nel momento centrale, finale, del de, de, culminante della sua esistenza, lui. Mostra dei suoi ricordi per raffermare la sua identità, lui mostra dei suoi ricordi, racconta cose che gli sono successe. Questo è il potere delle storie, ed è il potere delle storie a cui si rifanno appunto Terry precet Cohen e, e, e Stewart. Questa è un'immagine del colore della magia, uno di pochi film, non di grandissimo successo, che è stato tratto dai suoi tantissimi romanzi, ma. Eh, Avevano, lui aveva addirittura teorizzato questa cosa a livello pratico, perché nel mondo disco da lui inventato le storie sono così importanti che esiste un elemento: insieme a acqua, terra, aria, fuoco e sorpresa. Esiste un, vi ricordo che è un fantasy umoristico. Esiste un elemento che si chiama narrativium, la, la cui eh, importanza consiste proprio nel tenere eh, coerenti le storie. Nel mondo tondo, che è quello, eh, che è quello nostro, dicono Precet, Stewart e Cohen, nel mondo tondo il narrativo non esiste o perlomeno non l'abbiamo ancora trovato, ma di sicuro esiste l'imperativo narrativo, che è dato appunto dalla nostra tendenza, dal nostro bisogno di ragionare in termini di storie. E questo c'entra con la scienza, perché la scienza non è un qualcosa che, come a volte si pensa, rovina tutte le sorprese, dice no, i maghi non esistono, i draghi non esistono, gli unicorni non esistono. No, la scienza, beh, in realtà a volte un pochino si lo fa, di rovinare le belle storie, ma nella maggior parte dei casi la scienza è un motore per queste storie. È un potentissimo motore narrativo, tanto che potremmo definirla una magia che funziona grazie mille grazie mille la ringraziamo tutti intervento molto interessante e ci sono già delle domande da youtube ottimo Cominciamo prima allora gaia ci chiede le chiede Uh, per quanto riguarda i viaggi nel tempo, invece parliamo solo di magia, cosa ci dice la scienza riguardo? Allora, ecco, questo, questo è un tema per me spinoso, perché io non amo molto i, 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 le storie con i viaggi nel tempo, anche perché eh, prima o poi vanno a sbattere con un paradosso. Sono pochi i film che riescono a dribblare un po' questa cosa, ma si genera sempre un paradosso per cui. Cioè è una storia circolare in cui viene da chiedersi ok, dov'è che è iniziata esattamente? E, uh, allora qui poi si entra anche in un altro territorio complesso perché ci sono uh, tutta una serie di riflessioni a cavallo fra la fisica e la filosofia sul fatto del ma la freccia del tempo è veramente un qualcosa che va in una direzione? Il tempo è un costrutto nostro, è un nostro modo per rappresentare, per distinguere il momento presente dal momento passato. Queste sono delle tematiche molto affascinanti che, che di certo non sono in grado io di risolvere, anche perché non sono state risolte, però ecco, i viaggi nel tempo adesso sappiamo che non si possono fare. Tutto al più io mi ricordo di questo esperimento, chiamiamolo più un esperimento mentale, che mi raccontavano, mi affascinava molto quando ero ragazzino ed ero appassionato di dinosauri e mi dicevano, ma eh, se, se si potesse andare su un pianeta lontanissimo ed osservare la Terra, forse in, in base anche alla velocità con cui viaggia la luce. Che, che è molto alta, ma è comunque limitata. Poi potremmo vedere qualcosa ancora nel passato, addirittura potremmo vedere i dinosauri. Questo, come me la raccontavano da ragazzino, poi in realtà è un po' più complicata di così. però se ci pensiamo la luce che vediamo delle stelle, cioè quelle stelle potrebbero essere esplose già da tempo, ma la, la, la luce ci sta ancora arrivando. Tanto sono le distanze. Allora. Grazie mille intanto per la risposta. Abbiamo uh, Michele che chiede: riguardo agli Avengers, uh, può esserci qualche fondamento scientifico nel cuore di Palladio che Iron Man ha nel petto? Da cosa hanno tratto ispirazione? Allora, da cosa abbiano tratto ispirazione onestamente non lo so. Lì, secondo me, è più non è un'ispirazione eh, specifica, ma è più di nuovo un utilizzo un po' magico della, della tecnologia. Eh, cioè c'è bisogno di fare quella cosa lì e, e allora creiamo un oggetto che funzioni esatt esattamente in quella maniera. Eh... Quindi poi allora, il fatto di, di poter creare degli organi artificiali, magari non interamente meccanici, ma di creare degli organi artificiali quello è un ambito nel quale si sta lavorando. Eh, fino a quel livello, ecco, di sicuro ancora non ci siamo. Ispirazioni precise, però, non, eh, non direi. Non è né più né meno realistico della tuta di Iron Man, ecco, mettiamola così. Va bene. E invece Laura le chiede secondo lei c'è qualcosa di verosimile cioè possibile attualmente o sicuramente in futuro nella tecnologia dei film Marvel ah, bella domanda anche perché ci sono tantissime cose che vengono uh, che vengono mostrate è più facile dire quelle che non lo sono perché sono quelle che vengono più in mente i metalli che si ritrovano il vibranio, l'adamantio non, uh, sono motali, metalli che non, non possono esistere perché hanno troppe caratteristiche, eh, diciamo, positive insieme. Cioè sono sia durissimi, cioè che non possono venire scalfiti da altri come il diamante, eh, ma sono anche indistruttibili. Sono relativamente facili da lavorare perché ci fanno delle tutine super aderenti, quindi. Uh, quindi ecco, i metalli direi di no. Certi aspetti ipertecnologici, verrebbe da dire forse no, forse alcune, alcune, alcune macchine volanti. Ecco, se dovessi scommettere su qualcosa, direi quello. Eh, anche i vari sieri che rimpiccioliscono ingrandiscono o ingrandiscono Ant-Man o le tute così particolari, quello e forse, forse un certo uso di ologrammi quando vediamo Iron Man che fa così nell'aria. Ecco, quello mi sembra una cosa che potrebbe essere fattibile. Eh, grazie mille. Eh, infine abbiamo un'altra domanda. Eh, pensa che il fatto che negli ultimi anni del, nel cinema elementi magici e religiosi vengano rimpiazzati dalla tecnologia è legato al fatto che il mondo si sta sempre, sempre più secolarizzando? Bellissima domanda. Uh, sì, secondo me. Uh, allora, risposta complessa. È un tema che ho cercato molto di approfondire anche nel libro che ho scritto incanto, proprio sul rapporto fra scienza e fantasy. E, uh, e, e la mia ipotesi è che sì, ci sia un, un, un sempre maggior aumento di elementi scientifici o simili-scientifici, anche in contesti dove prima c'erano la magia e la religione. Non necessariamente al loro posto, ma. Uh, che li alimentano, c'è sempre più spesso un ricorso a una magia che ha delle regole scientifiche. Mentre continua a esserci, magari, la, la magia, quella alla Tolkien, che è una magia comunque molto distante da noi, anche perché noi non la vediamo, noi la viviamo attraverso gli occhi degli hobbit che non capiscono un tubo di magia, niente. E quindi la magia di Gandalf o degli elfi è molto distante. Eh, però in molti altri fantasy più recenti c'è una magia un po' più tecnologica un po' più scientifica eh, però secondo me tutto questo è dovuto al fatto che la, più che secolarizzazione io direi che il linguaggio scientifico è sempre più diffuso e qui, ed è sempre più associato a un qualcosa di, di realistico di credibile perché questo fenomeno lo vediamo anche nella pubblicità Pensiamo a quanti prodotti uh, troviamo di cui si dice, uh, cioè, prima non ti dicevano, ah quel prodotto, quel, 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 quell'alimento è pieno di proteine, cioè non, non lo sapeva nessuno. Quei prodotti di bellezza sono pieni di lista di sostanze particolari che servirebbero per dare lucentezza, piuttosto che, uh, quindi, questa terminologia c'è sempre di più se l'ha capito il marketing vuol dire che quel linguaggio funziona quindi per chiudere secondo me il fatto è che appunto quel linguaggio funziona e quindi un conto anche nel raccontare un qualcosa di magico o di mistico o di, o, o di incredibile il fatto di usare quella terminologia lo rende più vicino è un po' la stessa storia dei draghi de, degli effetti speciali che dicevo prima, avvic, li avvicina pur essendo qualcosa di molto distante da noi, però questo Vicinanza, lontananza ci dà un po' quel senso di meraviglia che ci coinvolge nella, nella narrazione. Perfetto, grazie. E abbiamo uh, un'altra domanda. Eh, secondo lei, se draghi esistessero davvero, da un punto di vista biologico, sarebbero davvero in grado di sottomettere l'umanità? L'uomo ad ora, penso, non ha eh, predatori tra le specie in natura. Quindi mi chiedo se invece i draghi avrebbero delle caratteristiche in grado di superarci. Allora, qui c'è un aspetto interessante, quello è il concetto di superpredatore, cioè, eh, che, che in effetti è giustamente applicato all'uomo. Il superpredatore è un predatore che sta veramente in cima a una. A a una piramide eh, biologica, una piramide ecologica, perché praticamente non ha nessuno che lo preda a sua volta e che quindi ne limita la diffusione. L'uomo è sicuramente un superpredatore, eh, variano da contesti a contesti a seconda dell'ecologia che si sta considerando. Il drago ha tutte le caratteristiche, tutte le carte in regola per essere un superpredatore. Tant'è che eh, una domanda che io da biologo mi sono fatto e altri biologi si saranno fatti quando hanno visto il Trono di Spade nel Trono di Spade i draghi sono originari di un altro continente che è Essos vengono portati dai Targaryen anche su Westeros e la domanda che a noi biologi vengono a farci è ok, quindi cosa succede a livello ecologico in un continente che non ha mai visto un drago e a un certo punto arriva un drago con la tecnologia medievale quindi non la nostra e lì chiaramente diventa un superpredatore che potrebbe diventare un grosso problema. Rispetto agli umani, non saprei. Cioè, è chiaro che avere davanti delle creature grosse come dei Boeing 747, perché i, i draghi del Trono di Spade hanno più o meno queste dimensioni, che sputano fuoco, potrebbe dare dei problemi. Eh, in realtà, penso che con le tecnologie di cui disponiamo non dovrebbe essere così tanto un problema, perché ok, un drago, ma un missile aria aria lo butta giù. Quindi cioè un caccia ce la può fare contro un drago. Va bene, grazie mille. E abbiamo un commento rispetto a quello che ha detto che è eh, riguardo ai viaggi nel tempo. L'esercito delle 12 scimmie è privo di paradossi temporali. Questo è il commento. Allora, e... io... ah, no, scusa. Sì, no, no, è, è finito. Allora, io devo confessare che non, ve non vedo il, quel film da parecchio tempo, nonostante io lo adoro, io l'avevo visto al cinema, è un film bellissimo e, eh, e in effetti mi è piaciuto tanto, forse anche perché non aveva dei paradossi temporali, quindi può essere, però eh, mi fido del commento, ma non, non posso aggiungere altro, Dovrei, devo rivederlo. E, infine, l'ultima domanda che ci arriva sempre dalla diretta YouTube. Nel film Stargate invece si fa riferimento al concetto di wormhole, giusto? Quanto è realistico? Allora, il wormhole è un concetto che ha una, una sua base scientifica, assolutamente, perché si parla di wormhole e. Uh... Ora, il fatto di poterci viaggiare dentro, questo è un altro, decisamente un altro paio di maniche. Ecco. Però quello è un concetto, sì, sì, sì assolutamente esplorato a livello di, di astrofisica. Non è un'invenzione, ecco. Perfetto, allora io non credo ci siano altre domande che, che mi sono arrivate. Quindi se non arrivano in questo istante altre domande, Facebook, YouTube, ringraziare ancora Michele per la, per la conferenza interessantissima. Vi ricordiamo che mh, seguiranno conferenze in, anche nelle prossime sere fino al 17 aprile e se non c'è nient'altro nienta, nient da dire, mh, vuole dire qualcos'altro? No, vi, a... vi ringrazio per, per l'invito, è sempre un piacere parlare di queste cose. Grazie mille, grazie anche per le belle domande. Perfetto, allora la ringraziamo ancora e buona serata a tutti. Grazie buona mille. serata.